fuori dalla massaia. A te la lode, l'onore, la gloria, il ringraziamento e la benedizione. Ancora in quest'ora, in questa sera, Signore, così gloriosa, alleluia, meravigliosa, perché ci ritroviamo alla tua presenza, non per volontà di carne e di sangue, ma neanche per volontà d'uomo, ma per la tua volontà, sì, oh Signore, perché sei tu il Signore, il Padrone, il Re dell'universo, il Creatore di tutte le cose, alleluia, sei tu che stabilisci ogni cosa e l'essere umano si piega davanti alla tua maestà, alleluia, gloria divina, oh, alleluia, gloria al tuo nome, così ci prostriamo davanti a te, oh Signore, insieme ai 24 anziani, alleluia, insieme agli angeli del cielo, insieme alle quattro creature, per dirti santo, santo, santo sei Signore Dio onnipotente, a te il regno, l'onore, la gloria, la benedizione e a Gesù benedetto in eterno. Amen. Benedetto tu sei, Signore. A te, Signore, la lode, l'onore, la gloria e il ringraziamento, Signore, per questi momenti particolari, Signore, che ci stai facendo rivivere. Signore, alleluia, gloria al tuo nome. Signore, quale grande onore stiamo ricevendo. Signore, ti stai formando il vero tuo popolo. Alleluia. Sia per il millennio che per l'eternità,
Eccone, o Signore, perché stai facendo, Signore, e stai spiegando i misteri tuoi e stai continuando a fare cose strane. Alleluia, gloria al tuo nome, perché appunto, Signore, i tuoi piani, Signore, i tuoi progetti non sono formati dall'uomo. Alleluia, gloria al tuo nome, come, Signore, la nuova nascita non è per volontà di carne, non è per volontà di sangue, non è per volontà d'uomo, ma è per la tua volontà. Alleluia, glorita l'andala massia, le messai, abba credimi. Alleluia, grazie, oh Signore, dacci di esserti fedeli in ogni cosa, Signore, sia le piccole che le grandi cose. Alleluia, quindi, oh Signore, cosa c'è di impossibile per te? Alleluia, non vogliamo vacillare, non vogliamo ridere, Signore, come Sara, non vogliamo, Signore, mettere con i nostri pensieri degli ostacoli, Signore, che poi servono, non servono altro che a noi stessi, Signore, perché ogni ostacolo creato dall'uomo, Signore, tu lo cancelli e lo spazzi via. Quindi, oh Signore, continua a manifestare la tua gloria e a far prevalere quella che è la tua volontà. A gloria tua e di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia, amen. Ed è perché giustamente noi non c'è da farsi meraviglia, perché anche noi, prima di conoscere la verità, eravamo attratti dalle cose del mondo, facevamo progetti, volevamo raggiungere o realizzare tante cose, come se la vita fosse stata soltanto quella terrena, invece no. Ecco, vedete, gloria all'Altissimo. Sapete, in questi ultimi tempi il Signore mi ha fatto capire una cosa. Ecco perché giustamente il Signore dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri,
e le mie vie non sono le vostre vie. Perché, ripeto, questo è il primo io, non è che guarda, dici, uno scarica la colpa agli altri e uno si sente sempre santo, puro. E... no, perché anch'io la ragionavo così, la vedevo così. Sì, uno qui sulla terra fa quello che deve fare, quello che gli pare piace in un certo senso, tanto l'importante è che non si pecchi e poi alla fine si va in cielo. Invece no, fratelli. Sapete quello che mi ha fatto capire? No, mi ha fatto capire così, proprio me l'ha spiegato. Il mondo vero e proprio, quello che non ha timore di Dio, vive in questa maniera, perché cerca di farsi velline, case in campagna, a mare, tante cose, ecco, di accumulare soldi in banca, di approfittarne, ecco, sugli altri, sul prossimo. Ecco, questa è la vita di quelli del mondo. Invece il Signore, vedete, il suo residuo, quelli che lui ha, si è sempre appartati anche nel passato, li ha fatti vivere, vedete, in una maniera diversa. E infatti dice, ecco, chi mi vuol seguire rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, per dire non deve avere più a che fare con il mondo, con quelli del mondo, per dire non deve vivere alla maniera di quelli del mondo, bisogna vivere alla maniera dei figlioli di Dio. Amen. E proprio il Signore mi ha dato da comprendere questo. Guardate, quando lui me l'ha spiegato, sapete, dentro di me è entrata una grande gioia, una gioia traboccante. Ecco, dice, vedi, io mi sto usando di quelle poche, perché non tutte, perché tutte, dice, sì, come quello lì, dice, vai a lavorare nella mia vigna, dice, sì padre, vado, e poi non ci andò, giusto? Invece l'altro dice, vai a lavorare nella mia vigna, dice, no, non vado, e poi andò. Ecco, ora, quelli che effettivamente vogliono fare la volontà di Dio, allora il Signore ci fa vivere, vedete, in una maniera diversa. E non ci viene, non ci pesa quello che il Signore ci dice di fare. Allora, perché dice, ecco, mentre gli altri vivono per il mondo e fanno piacere al diavolo con le cose che fanno, dici, i miei invece io li faccio vivere sempre in questo mondo, ma in una maniera diversa, alleluia, in modo che facciano gioire me. Perché dice, ecco, io sulla terra ho i miei che li guido, li proteggo, gli faccio fare le cose che... perché, alleluia, la loro vita sulla terra è estranea. Dice, io praticamente, come dire, lui ci fa nascere, crescere, vivere su questa terra, però... poi su questa terra stessa ci fa fare la sua volontà. Ecco perché Gesù diceva, gloria all'Altissimo, guardate che meraviglioso, quest'altro punto me lo sta rivelando in questo momento. Ecco perché il Signore ha detto, sia fatta la tua volontà qui in terra come nel cielo, vedete? Perché in modo, mentre gli altri fanno la loro volontà, quello che vogliono, voi invece dovete, come quando lui ha detto, chiedete prima il regno dei cieli, la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte, oppure non cercate tesori sulla terra dove la tignola, la ruggine intaccano, ecco, vedete? Ecco, quindi lui, quando parlava queste cose, nessuno lo riusciva a capirlo. Anche noi stessi l'abbiamo capito sempre in una maniera superficiale, non vera, profonda, reale. E proprio il Signore mi ha dato invece questo da quello. Vedete, dice, voi ora vivete sulla terra per me. Guardate, ecco perché, vi ricordate, una volta gli chiesero, Signore, quando verrà il tuo regno, il regno di Dio? E lui disse, il regno di Dio è dentro di voi. Avete afferrato?
il concetto? Il regno di Dio è dentro di voi. Dice, ma che c'entra? Il primo io faceva, ma che voleva dire? Il regno di Dio è dentro di voi. Non vi sembra il regno di Dio? Quelli chiedono, dice, quando verrà il tuo regno? Dice, no, il regno di Dio è dentro di voi. Perché già quelli che mi avete accettato, già voi state vivendo nel regno di Dio, perché state facendo la mia volontà, io vi sto facendo fare la mia volontà. Quindi già voi siete nel regno, non siete nei nuovi cieli e nella terra, però già voi vivete nel mio regno. Cioè, perché osservate le mie leggi, i miei comandamenti. Amen. Insomma, se io vivo nel regno, diciamo, degli Stati Uniti, che cosa faccio lì? Amante, che faccio? Pure che sono un italiano, amante. Un italiano in America, che fa? Allora, esatto, osserva le leggi in America, è giusto pure che è un italiano, è vero sì o no? Quindi allora il regno americano è dentro di lui, pure che è un italiano, è vero? Sono riuscito a farvi capire questo che il Signore mi ha fatto capire. Ora, giustamente, anche se noi siamo sulla terra, siamo terreni, però il regno di Dio è dentro di noi, perché noi osserviamo, come gli italiani in America osservano le leggi americane, noi osserviamo sulla terra le leggi di Dio. Quindi noi viviamo nel regno di Dio, il regno di Dio è dentro di noi. Sono stato chiaro? E non fa pare, non è bello sto coso? Guardate, una spiegazione bellissima, meravigliosa. E io facevo, ma che voleva dire? In verità, con tutto ciò, guardate che io sono il pastore e tante cose, non pensate che io tutto sappia. Quando il Signore mi rivela le cose, allora io le conosco profondamente, posso immaginarle. Ecco, il Signore mi dà quel tanto per vivere per fede, per servirlo, perché se non mi... Però, vedete, poi certi particolari profondi, lui me li spiega a suo proprio tempo. Questa sera, vedete, ci ha spiegato in una maniera sempre più chiara e profonda quello che vuol dire il regno di Dio è dentro di voi. Amen. Gloria all'Altissimo. Così vogliamo leggere la parola del Signore come la troviamo scritta nell'Evangelo di Matteo, capitolo 3. Ora, in quei giorni, venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Questi infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ora Giovanni stesso portava un vestito di pelle di cammello ed una cintura di cuoio intorno ai lombi, ed il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente il Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e dei sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento. E non pensate di dire fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può fare sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. E la scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, ed io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula col fuoco, con fuoco inestinguibile. Alleluia. Amen. Fin qui la lettura. Alleluia, sia glorificato il Dio. Insomma, non ho letto anche il rimanente, però ecco, il Signore mi ha dato anche da vedere questo. Ecco, vedete, quando ci si oppone
al piano di Dio, come il Signore non ne tiene conto, alleluia, perché, vedete, ecco, il regno di Dio, come mi ha fatto dire, è dentro di noi. Quindi se noi abbiamo accettato il Signore, dobbiamo vivere e fare le cose che Lui ci dice di fare. E attenzione che le cose che il Signore ha fatto e continua a fare non sono quasi mai piacevoli a noi. Perché vedete, non sono piacevoli? Perché noi viviamo nella carne. La carne ha desideri contrari a quelli dello Spirito. Amen? Alleluia. Quindi ecco perché dice il Signore che quelli che sono nati di acqua e di spirito non sono nati né per volontà di carne, né per volontà di sangue, né per volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Vedete, quindi noi dobbiamo nella maniera più assoluta mettere da parte la nostra persona fisica, materiale. Amen. Perché le nostre radici sono adamitiche, cioè discendenti di Adamo siamo. Quindi ci trasciniamo, vedete, non solo la disubbidienza, il peccato, ma ci trasciniamo, se ci fate caso, sempre quel carattere, quell'indole, come vogliamo chiamarlo, quella parte che tende a fare sempre l'incontrario di quello che il Signore ci dice. Mi sono spiegato? Dici sì, come dici desiderato, mi faccio contento, ma credo che non tutti abbiano visto. E allora, alcuni certo, perché chi comprende prima, chi comprende. Allora, però siccome per lo spirito sento che non tutti avete capito, allora io lo spiego ancora meglio. Allora, e quindi nella natura dell'uomo, anzi, il Signore, guardate cosa mi fa dire, è nella natura di ogni essere vivente. Auge che dell'uomo solo. È nella natura di ogni essere vivente che ha quella parte che vuole agire diversamente da quello che colui che ci ha creati ha stabilito. Quindi dice, capiamo tutte cose, fratello, tanto guardate, è più difficile ancora. Alleluia. Quindi, perché dice questo? Perché vedete, anche non solo Adamo ed Eva, vedete, hanno fatto l'incontrario di quello che il Signore ha detto. Vedete che dentro di loro c'era quella parte che li ha spinti a fare l'incontrario di quello che Dio aveva detto. È vero o no? E Dio che aveva detto, non mangiare. E quando gliel'aveva detto, guardate, non mangiate del frutto dell'albero. Quando gliel'aveva detto? Dopo il peccato? Quindi il Signore ha detto ad Adamo ed Eva, non mangiate di quel frutto prima del peccato. È giusto? Quindi allora vedete che allora è nella natura di ogni essere vivente che c'è questa parte dovuta a che cosa? Signore, ecco, che il Signore mi renda più chiaro il concetto, no? Esatto, allora è questo, siccome Dio, vedete, noi siamo quindi parte di Dio stesso, perché Lui ci ha creati a sua immagine e somiglianza, ci ha dato del suo spirito, amen. Allora, come ha fatto con noi, ha fatto anche con gli angeli del cielo, con tutti gli angeli, perché angeli, serafini e cherubini sono stati creati pure loro a sua immagine e somiglianza. Amen. Allora, quindi in noi c'è, seguitemi attentamente, gloria all'Altissimo, alleluia. Allora c'è questa parte divina che
diciamo, il Dio ce l'ha donata volutamente, per farci sentire, come dire, non autosufficienti, ma per farci sentire maturi e capaci di governare la nostra vita, governare tutto ciò che Lui ci ha dato da governare. Infatti dice: dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sulle fiere della campagna. Vedete come Dio ha dato quindi già all'uomo di comandare, ecco, spirito di comando. Amen. Allora, infatti un padre che cosa fa? Comanda ai figli amorevolmente, ma comanda. Il padre, lui, Dio, che cosa fa? Amorevolmente comanda, ci comanda, comanda agli angeli, ai serafini, ai cherubini, a noi, vedete? Quindi c'è questa, questa parte che è predominante nella nostra vita, dell'essere, di ogni essere, perché altrimenti, vedete, l'uomo rimarrebbe sempre come un bambino che non sa fare niente, non sa capire, non sa fare, non sa decidere, non sa prendere delle iniziative. Amen. Allora è questa parte che se noi, vedete, rimaniamo sottomessi allo Spirito di Dio, al parlare di Dio, agli ordini di Dio, allora, vedete, il nostro continuo agire porterà frutto e benedizione nella nostra vita. Se noi invece quello che il Signore ci ha dato lo utilizziamo senza il suo consiglio, senza i suoi insegnamenti, allora già andiamo contro. E il risultato qual è? Che danneggiamo noi stessi e anche gli altri. Alleluia. Amen. Vedete? È questo. Quindi e c'è questa parte. Dice: ma perché il Signore ce l'ha data? Fratelli, perché se Lui non ce l'avesse dato, noi non avremmo potuto vivere come si deve la nostra vita. Amen. Quindi perché ognuno sarebbe rimasto sempre incapace, amen, incapace di gestire se stessi, amen, e anche le cose che Dio ha creato per noi. In poche parole, Lui ci ha fatti. Infatti c'è un salmo che dice: non sapete voi che siete dei, perché siamo della stessa natura di Dio. Alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. E allora, vedete, ora vedete, l'avversario che cosa ha fatto prima ancora, vedete, che l'uomo venisse tentato? Ha sbagliato lui, perché avendo, vedete, infatti lui dice che voleva essere simile a Dio. Vedete che c'è dentro questa questa natura predominante proprio. E noi vediamo che anche per esempio, perché nelle chiese si sparano a vicenda e si sciare uno, come si dice in dialetto, perché chi tu vuole fare? Ah no, perché quello lo fa e io no, perché sono inferiore. Vedete? Allora ognuno dovrebbe saper dominare questa parte predominante nella nostra vita con il consiglio di Dio. Dice: sì, tu saresti capace di fare, anzi non sei meno, sei uguale, però io do e dico quello che uno deve fare. Amen. Come ha detto ad Adamo ed Eva quello che dovevano fare. Alleluia. Amen. Vedete, è tutto qui. E allora, ora qui dice: ma scusa, che c'entra quello che abbiamo letto? E ve lo spiego subito. Dice: ma molti dei farisei, dice,
E vedendo egli molti dei farisei e dei sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento, e non pensate di dir fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può fare sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. Ecco, dice, vedete, quindi la vostra prosopopea, la vostra arroganza, la vostra presunta sapienza, cultura, come la volete chiamare, non serve a niente. Ecco, il fatto che voi dite di essere figli di Abramo, vedete, loro dicevano, si vantavano di essere figli di Abramo, ma non perché erano orgogliosi, fieri di essere figli di Abramo. State attenti, eh? È meraviglioso il Signore. Vorrei vedere che quello che il Signore dà da capire, da capire a me, che lo capiste anche voi. Perché è meraviglioso. Allora, loro, vedete, dicevano: noi abbiamo per padre Abramo. Perché, fratelli? Loro dicevano: noi abbiamo per padre Abramo. Non perché amavano Abramo, non perché rispettavano Abramo, perché se al posto di Giovanni Battista o al posto di Gesù ci fosse stato Abramo, loro avrebbero detto: noi siamo figli di Adamo. Loro non avrebbero fatto, non avrebbero accettato neanche la volontà impostagli ad Abramo. Amen. Quindi, vedete, è nella natura dell'uomo. Quindi ognuno quello che possiede la deve tenere per sé e utilizzarla come il Signore comanda. Alleluia. Amen. Quindi il Signore aveva comandato che si facesse questo battesimo. Ora voi, loro andavano, sì, noi ce lo facciamo, ma noi tanto siamo figli di Abramo, quindi siamo a posto. No! Voi dovete fare frutti degni del ravvedimento. Che cosa vuol dire fare frutti degni del ravvedimento? Ecco, il regno di Dio deve vivere dentro di voi. Amen? E se il regno di Dio vive dentro di voi, voi dovete venire per farvi battezzare con quell'amore, così come è andato Gesù. Ecco, guardate, la differenza, questo per farci capire ancora meglio il Signore quello che ci vuole spiegare. Allora, guardate, questi, i farisei, andavano, e i sadducei, andavano da Giovanni per farsi battezzare con pensieri, sentimenti diversi. Mi seguite? Vabbè. Diversi da quei pensieri e sentimenti che possedeva Gesù quando andò da Giovanni e gli disse di battezzarlo. L'avete capito? No, va bene. E allora, sì, allora, seguitemi attentamente. Guardate, i farisei andavano da Giovanni per farsi battezzare con pensieri e sentimenti, cioè con questi pensieri e con questi sentimenti, siccome vedevano, perché vedete, era visibile l'autorità che possedeva Giovanni Battista, e allora i farisei e i sadducei riconoscevano che in Giovanni Battista c'era questa autorità. Quindi dice: guarda, tant'è vero che un giorno Gesù, per mettere alla prova, dice: sentite, il battesimo di Giovanni veniva dall'uomo o da Dio? E dice: non lo sappiamo. Uno si mette gli atto, come si suol dire quando non vuole accettare una cosa, no? Allora, perché effettivamente loro riconoscevano che Giovanni Battista era un uomo di Dio, un servo di Dio, un unto di Dio. E allora dici: perché allora non, allora Gesù avrebbe detto: e perché non vi siete fatti battezzare? Perché ci sono stati quelli
che si sono fatte battezzare, ci sono state quelle che non si sono fatte battezzare, perché dicevano: noi non abbiamo bisogno, ecco, non abbiamo bisogno di questo battesimo di Giovanni Battista, perché noi siamo figli di Abramo. Allora c'erano quelli che dicevano: noi non abbiamo bisogno, e non si facevano battezzare. C'erano altri invece che riconoscevano che Giovanni Battista era un'autorità spirituale. Allora che cosa facevano? Andavano per farsi battezzare. Però attenzione, attenzione, guardate dove sta la differenza. Però andando da Giovanni Battista per farsi battezzare, era come se dicessero a Giovanni Battista: senti, vedi che noi veniamo dopo, ne facciamo battezzare, ma vedi che tu non sei meglio di noi, noi siamo meglio di te, perché noi siamo figli di Abramo. Ecco, non si può mentire allo Spirito Santo. Amen. Come per dire, ecco, vi porto altre, quest'altro piccolissimo esempio che il Signore mi ha messo davanti. Vi ricordate quando nel Tempio c'era un fariseo e un pubblicano? Allora, il pubblicano diceva: Signore, abbi pietà di me, misero peccatore, perché sono veramente un peccatore. Perché lui, stando alla presenza di Dio, si riconosceva di essere peccatore. Quindi: Signore, io non sogno manco degno di stare alla tua presenza, perché sono peccatore. Allora guardate, l'uno, l'altro, il fariseo: Signore, io sono alla tua presenza perché posso stare alla tua presenza. Io digiuno 3 volte la settimana, pago la decima, faccio questo, faccio quello. Ecco, si vantava. Amen. Vedete, ecco come se quel fariseo dicesse: io sono figlio d'Abramo. Signore, io sono qui nella tua casa, alla tua presenza, perché sono figlio d'Abramo. Sogno giusto, faccio questo, allora queste cose faccio, quindi sogno a posto. Amen. Sono riuscito a farmi capire, a farvi capire quello che il Signore sta facendo capire a me. Perché, fratelli, sono cose che il Signore, io le sto capendo, io le capisco un attimo, un istante prima che lo dica, che la dica la cosa, o le dica le cose che... Amen. Quindi non pensate che... E allora, quindi per farci capire, ecco il perché Giovanni Battista gli ha detto: razza di vipere, fate frutti degni del ravvedimento, e non dite dentro di voi: noi abbiamo per padre Abramo. Perché dice: Dio può fare sorgere figlioli d'Abramo anche da queste pietre. Amen. Allora, morale, che qua, anche se noi riconosciamo di avere delle qualità o delle virtù, non dobbiamo farcene un vanto o un'arma di difesa o di offesa, perché un'arma può essere di difesa, può essere utilizzata come difesa e come offesa, un'arma, no? Dici: che vuole dire? Manco io so. E allora, un'arma può essere utilizzata come per difesa, cioè io porto una pistola per difendermi. Io, e tu perché porti invece la pistola? Io porto la pistola, poi ci sparare a cuoio, a come mi è antipatico. Ecco, vedete? Allora, uno la porta per difesa, uno la porta per offesa, cioè per colpire. Amen. Uno per difendere, l'altro per colpire. Questo qui. Ora, ecco, le virtù che noi possediamo, quella parte divina che c'è dentro di noi, non la dobbiamo utilizzare per offesa, per colpire, ma per difesa. Amen. Alleluia. Non per farne un vanto, per dire: ah, io sono questo, io sono quest'altro, io sono... No, Signore, mi hai dato questo? Ecco, grazie a te. Allora il Signore, vedete, poi ci farà usare quelle cose che noi possediamo, che Lui ce l'ha donate, al momento giusto e
nel luogo anche giusto. Alleluia. Amen. Allora, loro già, vedete, partivano, come si suol dire, con il passo sbagliato. Alleluia. Come quando uno fa, mi ricordo, se andava a scuola, facevamo educazione fisica, no? Cupatia cupete sbagliato, poi c'è chiedo, un, due, un, due, e chi non si sentiva, chiedo che era partito con il passo sbagliato, si faceva, per esempio, se l'altro fa, tum, 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 e si sentiva così, tum, 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 tum. Quando c'era quello che aveva il passo sbagliato, faceva, tum. Non si capiva niente, ci faceva sto coso. Ora nel campo di Dio dobbiamo essere tutti. Chica la massia l'amata, gloria all'Eterno, alleluia, tipo di sentimento, alleluia, siamo l'esercito di Cristo, alleluia, dobbiamo camminare sincronizzati a tempo perfetto, perché l'opera di Dio è perfetta. Alleluia. Non dovete dire io sono figlio d'Abramo, noi siamo figlioli d'Abramo, perché già si sente che voi non seguite il passo degli altri. Siete fuori tempo. Alleluia. Amen. Come quando uno canta, la musica se ne va per i fatti suoi, e quello canta, come non succede ogni tanto, vero? Quando non vado a nudo, perché voi dici, là, con me, ma vado un muro. Amen. Ogni tanto si sente, no? Non è vero, non succede, no? La musica va avanti, dice aspetta, come siamo pigliati? E c'è tutto, finisce la musica e ne ho ancora cantammo. Restammo. Oppure finiamo di cantare e poi andiamo a pigliare al suono perché ancora la musica continua. Ecco, ci vuole quindi pari sentimento in tutte le cose. Amen. Perché vedete come... E dà fastidio come in tutte le cose quando non si è a tempo. Sono fratelli, questi sono esempi per farvi capire effettivamente quando il Signore ci vede. Ora Giovanni Battista a Stefano Sefe dice ma che facete? Ma ho sentito il tempo della musica. Oppure stiamo marciando, che non me ne accorgete. Lui quindi, per lo spirito sentiva che loro, ecco, non camminavano, non seguivano il passo dello Spirito Santo, il passo di Gesù, alleluia. E infatti, guardate, loro, noi siamo figli di Abramo. Come per dire, ecco, Giovanni Battista, noi stiamo venendo qui, allora battezzaci perché noi siamo figli di Abramo. No? Era così. Cioè, nel loro intimo c'era questo sentimento, questo modo di pensare, di parlare, amen. Però loro non lo dicevano a voce, lo pensavano, lo sentivano. E Giovanni Battista dice, e io ho bisogno che mi sento dire dalla bocca, io lo sento per lo spirito, che voi state venendo qui e mi dite, Giovanni, battezzaci perché noi siamo figli di Abramo. E io lo dico, non potete di ritornare a rete, perché il Signore può far sorgere figliolo di Abramo da queste pietre. Fate frutti degni del ravvedimento. Allora, amen. Guardate, ecco, allora, seguitemi attentamente. È un esempio bellissimo. Alleluia. Allora dice, allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo, io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Guardate che differenza che c'era fra i farisei, i sadducei, che dicevano noi siamo figli di Abramo, e Gesù che poteva dire, Giovanni, battezzami perché io sono il figlio di Dio. Battezzami perché io sono il figlio di Maria. Figlio di Dio, che l'angelo annunciato a mia madre, potevo dire no, invece no, guardate, Gesù, ecco, guardate, gloria all'Altissimo, guardate, ma che ammaestramento meraviglioso, ma ci pensate, sto passo che parla di battezzo di cose, invece il Signore ci sta spiegando cose profonde, sentimenti nascosti, alleluia, e che noi dobbiamo imitare, alleluia, quindi guardate, allora, quelli vanno con quella convinzione che quindi è un loro diritto, perché sono a posto, quindi va bene,
tu vieni, allora battezzaci, sì, come, seguite a te, come per dire, io vado al culto, no? Sapete però come sento dirlo in dialetto? Ah, io vai al culto, mi sento, questo messaggio mi piace, mi piace. Ma perché io non potrei praticare pure a questo fratello? Che sogno di meno. Amen. Alleluia. Allora, guardate che in altre chiese succede questo fatto. Vedete, il cretino sta praticando, guarda che sta dicendo, ma perché le cose che sta dicendo le potrei dire pure io? Io saprei dire anzi meglio. E se la fanno a gara? Se la fanno a gara. Perché l'uno si sente superiore all'altro. Ecco, vedete, quella parte predominante che deve essere soppressa, deve essere proprio schiacciata. Gesù quando andò da Giovanni, alleluia, non disse io vado perché lui mi deve battezzare, perché io sono il figlio di Dio, non perché il Signore l'ha messo lì, però io sono superiore a lui. No. Allora, ecco, vedete, la differenza tra i farisei che ne fanno un vanto di essere figlioli di Abramo. Ma perché Gesù di cui era figlio? Se erano figlioli di Abramo, gli scribi, i farisei, i sadducei, ancora di più era Gesù, figlio di Abramo. A me no, no. Eppure lui, guardate, che era il vero figlio di Abramo. Ecco, vedete? Lui che era il vero figlio di Abramo va da Giovanni Battista, alleluia, e si fa battezzare nell'umiltà rispettando l'autorità che il Padre gli ha dato a Giovanni. Alleluia. Amen. Alleluia. Vedete come in Gesù non c'era orgoglio, non c'era spirito di grandezza, c'era spirito di umiltà. Alleluia. Amen. Giovanni che riconosce, alleluia, che Gesù è veramente maggiore di lui, alleluia, dice io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. E Gesù rispondendo gli disse lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Quindi vedete, la giustizia si adempie in noi e per mezzo di noi quando quello che possediamo lo utilizziamo con la guida dello Spirito Santo, con la perfetta consapevolezza che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo perché il Padre ce l'ha ordinato. Vedete? Amen. Quindi Gesù dice, anche se io ho autorità come uomo, e si poteva anche giustificare, di dire, perché effettivamente io sono superiore, quindi avrebbe fatto, ecco, prevalere quella parte predominante che c'è dentro di noi, che invece deve essere utilizzata a tempo giusto, però sempre sotto la guida dello Spirito Santo, sotto il volere di Dio. Amen, sì o no? Guardate, non lo so se voi state comprendendo appieno come il Signore mi sta facendo comprendere appieno. È qualcosa di meraviglioso, fratelli, anche questa sera. Alleluia. È meraviglioso, guarda, è meraviglioso. Alleluia. Ecco nella differenza. E dove, ecco, chi si abbassa sarà innalzato. Chi si innalza sarà abbassato. Guardate, i farisei, i sadducei si innalzavano e Giovanni Battista accese una caccagnata. E li ha abbassati. Amen. Non dite dentro di voi di essere figlioli d'Abramo, perché siete niente. Perché per dire, voi lo dovete dimostrare che siete figlioli d'Abramo se effettivamente voi osservate la parola di Dio come l'ha osservata sempre Abramo quando era in vita. Amen, gloria a Dio. Allora, e Giovanni, siccome vedeva in loro
i sentimenti, perché lo Spirito Santo, vedete, fa radiografia, fa tutto cosa fa. Quindi lui, Giovanni, vedeva in loro, diciamo, questo carattere, questa superbia, questa arroganza. Dice: non pensate di dire a voi, siamo figlioli d'Abramo, perché dovete fare frutti degni del ravvedimento, cioè dovete dimostrare di essere figli d'Abramo non con le parole, non con i vostri pensieri, ma con le opere che fate. Amen. Riesco a farmi capire? Alleluia. E quindi tutta la cosa. E allora, infatti, vedete, io non è che predico sempre. Io predico quando il Signore mi fa predicare. Allora tiro fuori, no, manco dire, insomma, metto, amen, la frase più corretta è questa: io metto al servizio del mio Padre e Maestro Gesù quello che Lui ha messo dentro di me. Non lo tiro fuori quando voglio e lo utilizzo quando voglio e come voglio. Assolutamente, io lo tiro fuori, ecco, metto a disposizione la mia vita e dico: Signore, Padre mio Gesù, io sono qui, parla attraverso me, non mi fare dire niente, allora, né di più né di meno. Allora, io mi ricordo che certe volte, quando andavamo a far visita in qualche posto, sapete, siccome forse sentivano che sì, doveva essere questo, che nella radio leggevo, il Signore leggevo, mi faceva leggere, perché anche lì non ho letto mai nessuna cosa di mia iniziativa, ecco, il Signore mi faceva leggere e poi spiegare. Allora, quando andavo a fare qualche visita in compagnia magari di qualche fratello, o da solo, no, da solo forse un solo, non ricordo, no, ma sempre in compagnia, e facevo qualche visita, allora subito, sapete che facevano? Fratello, leggici qualche cosa. In verità, ve lo dico in verità. Fratello, leggi un passo da Bibbia. Quindi volevano che io gli leggesse come facevo in radio. Invece, fratello, io non mi sentivo assolutamente. Ci facevo, no, preghiamo, parliamo così, perché il Signore, ecco, mi dà quando, da parlare, quando sono. Ma sai, fratello, oh, certuni si radunano, che vogliono fare i pastori, vogliono fare le cose, si radunano, oh, se non hanno la Bibbia sotto la scella, no? Sotto la scella così. E vedete che camminano. Poi vanno, pace in questa casa. Certuni, in verità ve lo dico, no? Certuni, pace in questa casa, fratello, perché vogliono fare le persone spirituali, no? E poi si mettono, magari fanno qualche leggera preghiera, se la fanno, no, poi si sentono, leggiamo un passo, che il Signore ci guida, allora no, allora prendi una Bibbia, no? Signore, dacci un passo, poi aprono a caso, ah, ecco, questo ci ha dato il Signore. Vi stroncherò la vita in quel. No, aspetta, sbagliai! Fratello, ma non scherziamo con le cose serie, ma stiamo scherzando! Ecco perché il Signore sta rivoluzionando altre cose. Perché queste barbarie erano barbarie della moda! Ora bisogna essere sottomessi alla voce dello Spirito! Alleluia! Chi possiede qualcosa la tenga conservata e gliela faccia tirar fuori al Signore. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Quindi, vedete, e Gesù, ripeto, aveva tutta questa autorità, questo potere di fare la qualunque cosa. Allora, non vada Giovanni vantandosi. Alleluia. Guardate. Alleluia. E Gesù, rispondendo a Giovanni che si opponeva dicendo: sono io che devo essere battezzato da te, tu vieni da te, lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni ingiustizia. Allora egli lo lasciò fare, e Gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, e una voce, ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il mio amato figlio. Mentre quelli, noi siamo figlioli di Abramo. Quindi c'è qui qualcuno che è ancora più grande di Abramo stesso. Alleluia! C'è qualcuno che può dire: sono il figlio di Dio.
Mentre quelli si vantavano di essere figlioli di Abramo, qui c'è qualcuno che è invece figlio di Dio e non lo dice. Allora, lascia che sia colui che sta al di sopra di lui a dire: tu sei il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Fratelli, così i veri credenti dobbiamo vivere. Amen. Così dobbiamo vivere. Questo dimostra se siamo non figlioli d'Abramo, alleluia, ma figlioli di Dio. Amen. Allora, perché appunto come figlioli d'Abramo o figlioli d'Adamo stesso non vuol dire nulla. Dire ed essere figlioli di Dio, e lo deve dire il Signore, questo vuol dire tutto. Perché in questa testimonianza procedente dal Padre sta la nostra salvezza. Amen. E Dio ci benedica. Io vogliamo, Signore, così onorare, Signore, con la nostra ubbidienza, con la nostra sottomissione a quella che è la Tua volontà. E non vogliamo, Signore, dirlo soltanto a parole: la Tua volontà sia fatta qui in terra come nel cielo. Ma, oh Signore, ciò si faccia veramente. Alleluia, dacci di esserti sempre fedeli, Signore, obbedienti in ogni cosa. Alleluia, gloria al Tuo nome. Fai che la sapienza dello Spirito Santo prevalga nella nostra vita. Sì, oh Signore, e ci guida e ci conduca per mano come tanti bambini. Alleluia, te Messia la Maia. Alleluia, grazie Signore ancora per come questa sera ci hai ammaestrati. Signore, ci hai fatto conoscere i Tuoi pensieri, i Tuoi sentimenti e i pensieri e sentimenti degli uomini, che sono diversi, sono l'opposto. Alleluia, gloria al Tuo nome. Ma, Signore, vogliamo invece continuare, Signore, ad avere i Tuoi pensieri, i Tuoi sentimenti e camminare nella Tua via, che è verità e vita. Grazie a Te, Padre, a Gesù e allo Spirito Santo, ora e sempre in eterno. Amen. Alleluia. Dio che domina in eterno.
Sì, Signore. Se c'è, Signore, se ci sono ancora poche o molte, Signore, Tu lo sai. Cose che devono essere cambiate nella nostra vita, Signore, il Tuo bastone, la Tua verga, continueranno ad essere la nostra consolazione. Quindi Ti preghiamo, rendici come Te. Signore, fai in verità, con tutta l'anima, fai che i Tuoi pensieri possano essere i nostri pensieri, i Tuoi sentimenti i nostri sentimenti, le Tue vie le nostre vie, il Tuo cuore il nostro cuore, la Tua vita la nostra vita, tutt'uno con Te, Padre, con Gesù e con lo Spirito Santo, ora e sempre in eterno. Amen, amen, amen. E Dio sia lodato, il Signore ci benedica.